Buonasera, buonasera a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento di Ore d'Orrore. Questa sera ho un ospite speciale al suo debutto su Ore d'Orrore. Lo stiamo aspettando con ansia perché ci parlerà del suo film. Stiamo parlando del regista Denis Frison, regista di Fabula. Lo attendiamo con partecipazione. È già entrato? Ok, vado ad invitarlo, eccolo qua. Il regista, praticamente io faccio la regia, ma... Ciao Denis! Ciao Tania! Buonasera, ciao a tutti. Come stai innanzitutto? Ma io sto bene, grazie. Tu come stai? Molto bene, innanzitutto sono molto contenta perché... Non so se tu lo sai, ma Ore d'Orrore rincorre i registi italiani giovani, freschi, che hanno voglia di fare, ovviamente stando dietro, appresso a Giamai Storici, all'Era Argento, Pupi Avati, vi dicendo, però insomma siamo anche dietro a Roberto D'Antona, a gente come te, come Alberto Bock e tanti altri, perché questo penso che sia il presente e il futuro del genere horror, thriller, noir e via dicendo. Sì, ma speriamo. Dimmi, speriamo, hai detto? Speriamo di essere il futuro. Va bene. Il cinema italiano, ci dice Gigi, è vivo, le nuove leve promettono benissimo. Bene, assolutamente. Allora, oggi noi siamo qui per parlare del tuo film, Fabula, ma non solo. Io volevo parlare un po' di te. Ti volevo fare delle domande molto semplice, però molto dirette, così il nostro pubblico, i nostri utenti, insomma, un po' ti conoscono meglio. Allora, partiamo da questo. Partiamo bene, da due domande fondamentali. Te le faccio così. Come vedi, ho solamente l'iPad aperto, non ho domande scritte, quindi le faccio proprio così. La tua passione per il cinema, quando è stata, e soprattutto la passione verso il cinema horror, quando è arrivata? Allora, per quanto riguarda la passione in generale, io credo che arrivi in un momento talmente indefinito che sia impossibile ricordare, no? Mi piace paragonarlo al primo sogno che abbiamo fatto. È impossibile. Invece, per quanto riguarda la passione per i film d'horror, no? L'horror, c'è un aneddoto che io amo raccontare. Ero piccolo. Non ricordo l'età esatta, ma ero piccolo. Era per qualche motivo che non ricordo bene, mi trovavo a casa da solo e sapevo che mio padre, che faceva la notte, doveva arrivare da un momento all'altro. Io siedo in questa poltrona, accendo la TV e c'è Profondo Rosso. Ricordo che ero pietrificato dalla paura e mi trovavo lì con il telecomando vicino, ma non avevo il coraggio di distogliere lo sguardo dal film per la paura di essere assassinato e dovetti aspettare il ritorno di mio padre guardando fisso. Bellissima, bellissima questa, bellissima. Guarda, mi ricordi anche a me, proprio oggi mi hanno fatto un'intervista e nell'intervista mi chiedevano quali sono stati i tuoi film preferiti, ho detto Profondo Rosso, perché io abitavo in una casa di quelle veramente antiche dove ci stavano questi corridoi lunghi, mio padre tra l'altro era un pittore, quindi aveva tutti questi quadri attaccati da un muro all'altro, c'erano tante porte, due bagni, una cameretta, una sulla sala da pranzo, c'era questo enorme specchio ovale su un Bellissimo. muro che era stato messo per coprire la porta della cucina, perché avevamo la... Quindi ogni notte per andare al bagno, quando ero facevo una lunga fatica, perché per arrivare al bagno devi superare tutte le stanze buie, porte aperte e stanze buie, quindi era pericoloso, io non riuscivo ad andare al bagno, era una cosa super... Quindi un po' come te, la notte quando appunto mi guardavo Profondo Rosso, soprattutto Profondo, ma anche Suspiria, ma anche Profondo Rosso. Allora, quando hai cominciato ad entrare nel mondo cinematografico? Io ho letto che sei scrittore di sceneggiature, doppiatore, ho letto anche poeta, poi mi devi dire una poesia. Pure Allora, poeta, sì. soprattutto poeta. Soprattutto poeta, quindi parti poeta. Diciamo che poeta
un po' come l'artista, dal mio punto di vista, altro non è che persona capace di portare in forma materiale, che sia scrittura, ballo, film, musica, un sentimento, quindi un'emozione portata in forma, diciamo, fisica, sul piano fisico, udibile, percettibile, quindi in quel senso. La parola sembra più grande, invece l'artista poeta purtroppo è dannato e poco c'è da fare. La domanda era quando ho cominciato. Sì, quando sei entrato nel mondo del cinema? Allora, anche qui io amo dare sempre un po' risposte alternative, nel senso che Ma dai. per me non c'è mai un inizio, no? È sempre un continuo. Possiamo dire che ho un ricordo anche qui molto carino, avevo più o meno 11 anni e trovai nel garage di mio nonno dove abitavo una vecchissima cinepresa. Non c'era il nastro. Allora io con questa cinepresa andai comunque a scuola su un parchetto lì con i miei compagni, li convinsi di girare un film anche se non c'era la pellicola. E girammo questo piano sequenza di mezz'ora mai registrato, ma mi piace pensarla così, dai, in questo modo. E poi come sei arrivata, diciamo, ai livelli di fabula, no? Ai livelli di questo primo film, come sei arrivato? Che occasione hai avuto per arrivarci? No? Tutti abbiamo, diciamo, un colpo di fortuna, oltre che ovviamente tanta passione e tanta voglia di arrivare, naturalmente, quindi anche con le proprie forze, no? Con le proprie energie. Beh, diciamo, purtroppo quando ero ragazzo non c'erano le possibilità che ci sono oggi. Oggi con un telefono puoi girare Fai tanto. tutto. Hai veramente tutto. All'epoca c'era questa telecamera che non mi ricordo nemmeno come avevo, ma era una telecamera che con la luce del giorno registrava i quadratoni, quindi era un 480. Ah, bene. E scrissi un cortometraggio, ho girato qualche scena. Diciamo che girai solamente le scene perché appunto poi nel montaggio mi resi conto che era purtroppo infattibile, dal punto di vista qualitativo. Poi con gli anni diciamo che la qualità ha cominciato ad essere un po' più a portata di tutti e quindi ho cominciato a girare delle cose un attimino più presentabili e da lì cosa nasce cosa. Io vivo per l'arte, quindi vivo totalmente per l'arte, quindi non. So che hai fatto, ho letto che hai fatto dei medio cortometraggi. Domanda perché non lo so. Sono similari, se hanno a che fare con il genere horror, cioè si avvicinano nel genere all'horror, sono completamente diversi. Hanno tutt'altra musica, diciamo. Intendi cortometraggi che girai a Sì, inizio? sì, sì, sì. La maggior parte sì. Io generalmente giro horror e poi anche qualcosa di drammatico perché mi piace comunque il genere che lascia un qualcosa di differente, di diverso. Sei affine a Però quei generi, diciamo, no? come? Sei affine a quei generi. Sì. Diciamo che l'horror è dal mio punto di vista. È un genere che mi ha sempre, più una volta, perché i film di una volta, secondo me, erano più cattivi, ma non perché mi piace il cattivo, ma perché oggi c'è troppa qualità visiva che toglie la qualità delle menti, che c'erano una volta, che ci sono tuttora, ma sono nascosti. E una volta, avendo meno qualità visiva, ci doveva Sì. essere più qualità. Ok, infatti io tuttora quando metto dei film di una volta, la casa dalle finestre che ridono, la casa con la scala nel buio all'inizio, Demoni di Dario Argento, che Che stiamo beh, parlando? tuttora ogni volta che vedo Demoni, l'inizio, anche l'inizio di Demoni 2, Demoni 1, cioè sono più disturbano di più, ecco, di un quasi qualunque film horror di oggi, ecco. Assolutamente. Allora,
Sei, come me, come tanti, un grande appassionato di Dario Argento, soprattutto degli anni 70, che sono stati fulgidi sotto questo aspetto. E questo lo dico perché tra poco parleremo di Fabula, del tuo film, che praticamente è un grande omaggio, no? In qualche modo, proprio al mondo di Dario Argento in tutti i suoi aspetti, dalla musica a anche, diciamo, parti del film, no? Quindi per te penso che sia stata un'emozione riportare, no? Fare una creatura in qualche modo omaggiando un grande maestro che ami, che è Dario Argento. Giusto? Allora, Fabula è un omaggio a soprattutto a Dario Argento, quali le musiche sono ispiratissime ai Goblin. E anche ci sono poi delle scene ad Abbati, però principalmente diciamo a Dario Argento. Diciamo che nasce tutto dal fatto, ovviamente io appassionato da anni non vedevo più questo genere, un po' sbiadito dal tempo perché beh, certo. Spesso camminando ascoltavo alcune delle canzoni di Profondo Rosso. E spesso mi immagino, perché io quando faccio film è perché cerco di girare qualcosa che nelle mie possibilità vorrei vedere. E spesso ascoltando appunto queste canzoni di Profondo Rosso cercavo di immaginare nella mia città com'è veramente essere presi di mira o avere a che fare con un serial killer. E da lì ho detto, bisogna per forza che mi ci trovo nella situazione, perché la volevo provare, la volevo vivere. Io li vivo i film, quindi volevo vivere questa esperienza che poi è stata meravigliosa. C'è una scena che mi ricorda, che ricordava la Masha Merrill, quando tu ti abbassi attaccato al muro e ti abbassi e fai, no? Quella è bellissima, quella scena è indimenticabile. Tu scendi e io ho detto adoro, perché la mano che e quelle frasi che ricordano immediatamente, io sono rimasta così. Bene. Allora parliamo di Fabula, creata in qualche modo, mandata avanti nel 2018, giusto? Hai più o meno iniziato. Memoria molto male, però se non ricordo male, riprese nell'estate del luglio-agosto 2018. Quante sono durate le riprese? Come sta? Raccontaci qualcosa del film, del dietro le backstage. Allora, per quanto riguarda la fase delle riprese, sono iniziate l'ultima settimana di luglio e finite l'ultima settimana di agosto, quindi diciamo un mese e una settimana. Ritmi serratissimi, quindi ci lavorava una media di 12-14 ore al giorno, più viaggio, più montare e smontare, perché nel cinema indipendente, che spesso non ci sono i fondi, purtroppo devi fare tutto, quindi carichi, scarichi, monti il materiale. Poi in quella fase, Fabula, eravamo principalmente in 4 persone, dalle 3 alle 4 persone, io, l'aiuto regista, il fonico e l'operatrice alla camera, principalmente, poi ogni tanto un altro assistente, ma quindi è stato a livello di realizzazione un incubo, uno dei lavori più duri da girare, soprattutto stare dietro e davanti la camera è difficilissimo. Però io amo tantissimo recitare, quindi volevo assolutamente vivere questa emozione speciale di fare il film. E voi dovete sapere che Fabula si svolge a Spinea, che per te, Dennis, è una città molto importante. Spieghiamo perché. Perché è la città dove vivo. Infatti un po' come fanno alcuni scrittori tipo Stephen King, a me piace tantissimo scrivere un po' dove vivo o città che sono qui vicino, un po' per... È come che creassi in ogni mio film un filo conduttore, quindi una realtà alternativa di questa città. Anche perché secondo me è divertente, non dico divertente, dai, però è originale
girare in posti reali che poi magari con paesani oppure la gente che va a vedere, uno che va a vedere la villa di Profondo Rosso. Certo. Insomma, quindi diciamo che quella è una scelta un po' tecnica, un po' artistica, anche perché io vado molto a istinto, quindi a volte non sono io che decido, è qualcosa dentro di me che dice io accetto. Guarda, qui ci sono delle due fans che ti dicono che sei bellissimo come sempre. C'era un commento prima, leggiamo anche un po' di commenti. Possiamo dire che Fabula sia un nono sonno travestito da Profondo Rosso? Lo adoro. Scusami, puoi ripetere che è un... Possiamo dire che Fabula sia un non ho sonno travestito da Profondo Rosso? Lo adoro. Beh, allora... Fuori per il fatto io... della maschera, che noi sappiamo senza fare spoiler. Io partendo dal fatto che io ho un rapporto molto strano con le critiche, nel senso che positivo o negativo, io non credo nelle critiche. Critica intesa come critica dell'opera, in quanto l'opera non può avere una critica, in quanto l'opera è l'unica critica possibile di se stessa. Nemmeno il regista o lo scrittore, in questo caso io, posso giudicare l'opera, perché non si può. Ci sono troppi fattori, partendo dal il budget, c'era, non c'era. Ci sono tante cose. A me piace l'idea che l'arte è un figlio e nel momento in cui l'hai messo al mondo, quindi è distribuito, è uscito, tu sei il padre, ma lui deve farsi la sua strada. Certo. Poi parlando di critica, no? Parlando di critica, c'è qualche critica negativa sul film che comunque tu hai sentito, hai letto sul film? Ma certo, ma per fortuna sì, assolutamente. Di cui ovviamente non te ne frega niente. Che cosa ti hanno detto? Che cosa hanno detto del film? Della critica non me ne frega mai niente. Non, infatti, quando vedo critiche, ma soprattutto, allora, soprattutto negative, io ho dei collaboratori che si incazzano, ecco, ogni volta che le vedono sono... invece a me non danno nessun fastidio perché, ripeto, non credo nelle critiche. Perché bisogna essere lì, aver vissuto quel film per capire le difficoltà che ci sono nella realizzazione di un film. Non si può, è troppo facile giudicarlo guardandolo dallo schermo. Esatto. Quindi, non so se ti ho risposto, ecco, perché mi perdo a parlare. No, non ti preoccupare. No, io ti avevo solamente chiesto se c'era qualche critica, perché su che cosa si basavano le critiche, più che altro. Era una mia curiosità personale. Perché io non ho letto, sinceramente, perché non sono andato a cercare, quindi non... Ogni tanto vengo taggato su Facebook, su qualche gruppo dell'orrore che seguo, e anche con molto affetto, soprattutto uno in particolare che mi taggano sempre, e trovo molte critiche positive e negative. Ma c'è un po' di tutto, c'è che, anzi, ti dirò una critica che posso dirti, che mi ha fatto sorridere, perché è una delle poche cose che non ho mai letto, che hanno capito il perché. Sì. Attenzione, io non voglio mai difendere il film, perché il film non ha bisogno di essere difeso, certo, in quanto ha i pregi e i suoi difetti, quello che è. Allora, però questa cosa che vedo che molti hanno questo dubbio, che dicono su Fabula, quando le vittime o le possibili vittime mettono la maschera, ma perché mettono la maschera? Io non metterei mai la maschera nella realtà. Ah, beh, certo. Vabbè, ma quello è un film. Che c'entra? Ma nel film in realtà c'è spesso una motivazione dietro ogni cosa che io faccio, anche se spesso no, non è chiara. In questo caso noi dobbiamo pensare, non farò spoiler per... Ah, guarda, sei regista, puoi fare quello che vuoi. Sei regista. Non dico nulla, ma è chiaro che l'assassino si ispira al lupo Ezechiele, no? Certo. E lupo Ezechiele, il lupo che mangiava i lupi, che mangiava i porcellini, aveva un gioco di intelligenza. Quindi non è che questo lupo arrivava e buttava giù la porta. Cercava prima con l'intelligenza di... Ora, nel mio film, dirò solo questo, che la prima vittima la maschera la tiene fino alla fine. Esatto. La seconda la toglie subito dopo, la terza manco la mette. Il lupo cattivo nei tre porcellini. Tra l'altro la prima vittima era un ragazzo, diciamo, un po' particolare, no?
era il classico ragazzo, il classico personaggio balordo delle città. La seconda era una ragazza Pensa che io l'ho invece. interpretato un po' il matto del paese, tra virgolette, un po' Esatto, un personaggio bravissimo. strano, ecco, un po' un personaggio strambo, quindi ci sta che non si togli la maschera, perché è insomma, un ragazzo particolare, no? Io così lo vedo. Pensiamo ai tre porcellini. Il primo porcellino, chi era? Era quello più. Dillo tu. No, no, dillo tu, dillo, mi piace che ne parli tu, dei tre Era. porcellini. No. Il secondo era una via di mezzo e il terzo era quello furbo. Su Fabula, il primo tiene la maschera fino alla fine, il secondo la tiene solo all'inizio e nel terzo nemmeno c'è, perché il lupo, il serial killer, sa bene con chi ha a che fare. Si Questo chiama, era. il film si chiama Fabula e lo potete trovare su Amazon Prime. Tra poco parleremo anche di Amazon Prime, visto che ci stanno chiedendo, naturalmente noi diamo tutte le informazioni. È un film comunque da vedere perché, a parte io dico sempre, guardate tutti i film, sempre, comunque poi esprimete un vostro giudizio personale a seconda delle proprie sensibilità, perché io ho un gruppo, che è il gruppo di Ore di Orrore su Facebook, hanno criticato anche l'Esorcista, quindi stai tranquillo, nel senso che diciamo che quando si arriva a criticare Shining, Psycho di Alfred Hitchcock, che è l'esorcista, o addirittura di 15 anni e 20 anni che non hanno visto l'esorcista, e ci sono, Shining e Psycho, ti dico tre film, diciamo, di tre generazioni, voglio dire, stai tranquillo proprio, perché tanto criticano quelli, poi devono criticare per forza tutti gli altri film, no? Siamo tre piccoli porcellini, dice Corrado. Mi spaventerebbe di più, no, mi spaventerebbe. Mi dispiacerebbe che non se ne parlasse. Il fatto che se ne parli, nel bene e nel male, L'importante è che se ne parli, si dice, nel è bene o nel preso male. io. Quindi ripeto, ma che, non è un problema che parlino male anche qui, soprattutto qui, che ci sono. E che ci dicono? Vabbè, se entra per come si chiama il film, abbiamo detto, ok, grazie. Allora, Fabula, perché hai deciso di creare questo film appunto ambientato, no? Insomma, con la favola che aleggia, no? Che è molto inquietante, tra l'altro, perché penso che tutti atti, messaggi che ricordano l'infanzia, no? In qualche modo, la musica infantile che si sente nel film, che ovviamente ricorda un omaggio a Profondo Rosso, ma anche questa idea delle favole, in questo caso i tre porcellini. Ecco, perché secondo te mettono anche ansia, no? Tutte le cose che ci riportano un po' la nostra infanzia e la maschera e diciamo, la nenia. Perché sono inquietanti, soprattutto quando cresciamo poi. Da piccoli uno si sente, ma quando si cresce poi, se uno si guarda un film particolare che possa essere un horror, mette inquietudine, mette ansia, Sì. questi particolari infantili. Allora diciamo che le motivazioni sono infinite. Nel mio caso si può dire che io spesso realizzo, come dico sempre, le paure del bambino che ero. Oggi che sono comunque un uomo, le realizzo. Quindi spesso come su Fabula mi ricordavo che c'erano, io vivevo con i nonni. E c'erano questi giradischi, questi 33 giri, tra cui c'erano queste fiabe e anche i tre porcellini, che a differenza delle favole di oggi, che sono tutte confezionate a confetti e quindi non servono a nulla, No. queste favole erano veramente crudeli. Ma attenzione, se le favole hanno una morale, che anche la differenza a volte tra fiabe e favole, hanno una morale, i bambini spesso capivano che c'era anche qualcosa che poteva essere cattivo, di cui stare attenti nella realtà, però io comunque un po' mi ero spaventato da piccolo, Certo. no? E soprattutto questi tre porcellini che, e infatti da piccolo, spaventato da questo giradischi di tre porcellini, spesso avevo questo incubo ricorrente che poi ho messo su Fabula, che ero io che scappavo in questo bosco verso la casa, ma ogni volta che mi giravo il lupo Ezechiele era sempre lì dietro l'albero che sbucava. E infatti c'è poi, no? C'è questa scena, no? Riportato anche quello a livello di. Senti, che già hai provato quando hai saputo, non so se lo sapevi già, del film su Amazon Prime, che è un traguardo. È un traguardo importantissimo, soprattutto perché, ripeto, non ci sono stati mai aiuti economici, non,
siamo sempre stati una manciata di persone con solo l'infinita passione, quindi arrivare qui è stato il risultato di tantissimi anni che ho dedicato a questa passione, quindi ovviamente l'ho saputo perché ho firmato dei contratti. Nel Certo. momento in cui l'ho visto in televisione, ammetto, scorrendo Amazon Prime, perché io guardo appunto Amazon Prime Video e Netflix Certo. principalmente, vedere scorrere su Thriller è stata una bellissima Ce emozione. lo credo, assolutamente sì. Ho letto, dimmi se sbaglio, che la pubblicazione in Italia sul canale On Demand è arrivata nel giorno dell'inizio della mostra del cinema di Venezia e tu hai detto è un segno del destino. Come l'hai presa? Ah, come l'ho presa? L'ho Mi presa sono messo a bene. ridere quando lo leve, perché io credo molto nei segni del destino, cioè credo molto che due cose in due, no? Cioè accadono nello stesso momento all'improvviso, è strano, molto strano, Allora, anche lì è un po' da ridere perché spesso parlando con eh. i coetanei miei, io essendo vicino a Venezia, ce l'ho qui e io sono l'unico quasi tra i miei amici, tra le persone che conosco, che non ha la foto al Festival di Venezia perché mai ci sono andato. Io sono fuori da, diciamo, dalla vita lavorativa, io sono molto asociale, intendo a stare per i Ah, fatti miei. ecco. Non sono mai andato e ho E sentito che mai dovrò andare, andrò perché ci vado con un film, se no. E quindi certo. spesso mi rimarcano questa cosa che è uscito nella stessa data. E allora, diciamo che se accadrà qualcosa di più, un giorno ci rideremo sopra. Speriamo. Beh, noi siamo qui per portarti fortuna, naturalmente, quindi siamo qua. Anzi, domanda che non posso non farti, poi parliamo un po' di te, dei tuoi gusti proprio a livello di horror, ma progetti? Allora, adesso sto lavorando, sono al termine delle riprese di un mediometraggio che in realtà farà parte del nuovo lungometraggio, di cui non potrò dire molto, ma dirò che già Fabula, in fase di scrittura, qualche posto scuro ho dovuto cercarlo dentro di me. Su questo nuovo lavoro posso dire che mi sono addentrato in posti che non avrei voluto mentalmente per trovare questa nuova storia che anche solo in fase di scrittura mi ha costretto a fermarmi più di qualche volta perché è davvero Forte. direi che è davvero forte, sì. Almeno. Vedo l'emozione che hai, quindi è una cosa senza andare oltre che hai vissuto No, non è una cosa o che. che hai No, no, no. visto, che ha vissuto qualche persona vicino a te, molto cara. No, 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 fortunatamente no. Però diciamo che la creatività, che fa parte di me, fortunatamente è una di quelle cose che ne ho veramente sempre avuta, mia sorella, la creatività nella mia vita. Certo. In questo caso mi ha permesso di scrivere questa cosa che, ripeto, solo nella scrittura, tuttora, mentre monto le scene, sono a volte io stesso disturbato, pur sapendo che è un film. Però poi girare è differente, girare in realtà no, è un po' più, ma nel montaggio che prende una vita propria. Mi dispiace non poter dire No, molto. non devi dire. Devi dire quello che Tendere. puoi dire, non devi dire niente. Io di solito non estrapolo, no, 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 assolutamente, non estrapolo niente. Io già il fatto che che ti ho visto molto emozionato, che hai avuto questo momento di commozione, mi passa e mi avanza per capire che sarà una cosa, comunque un messaggio molto forte il film, penso che abbia come, insomma, una morale, quindi io penso che sia una buona cosa e quindi tornerai qui a parlarne poi nel caso, se tu vuoi, sei sempre ben Assolutamente. accetto, eh. Ok, allora però torniamo un po' a te. Lasciando stare Dell'Argento e Profondo Rosso, che è il nostro in qualche modo tra virgolette mito, non piace definirlo mito, ma comunque insomma per capirci, quali sono i tuoi film preferiti horror?
se me ne vuoi dire qualcuno, e soprattutto registi, oltre dell'Argento, a cui ti ispiri. Ma che mi ispiro? No, nel senso che tratto appunto, anche il fatto che fosse tratto, ispirato da Dario Argento, alcune cose sì, poi ripeto, sono dell'idea che ogni opera prende poi una sua vita. A livello di film sono sicuramente affezionato a film di una volta, quindi senza citare filmografie di Dario Certo. Argento, andrei sicuramente su L'ammazza vampiri, ovviamente. Ma guarda un È po'. uno dei pochi film che realmente tratta di vampiri. Tutti gli altri vampiri ormai, come Lupi Mannari, oggi sono diventati. Ecco, Howling, l'ululato. Ovviamente Evil Dead. Cioè, sono tutti quei film che hanno segnato in modo indelebile. Anche La casa appunto con la scala nel buio è un film che mi è rimasto molto impresso. Questi serial killer che erano veramente malati. Ad oggi direi solamente, principalmente James Wan, quindi con la Vabbè. saga di Conjuring, perché ovviamente però stiamo parlando di due cose totalmente Totalmente differenti. diverse. Io voglio fare con te, Dennis, un confronto. Sei un regista, sei un giovane regista, ma questo lo chiedo sempre ad Alberto Bogo, che oltre ad essere regista è il nostro editor, visto che giovedì facciamo delle dirette insieme, parliamo sempre di un argomento diverso per un po' sviscerare un po' il cinema di tutti i decenni, in qualche modo, dagli anni 20 in poi. Del 1920 in poi, una domanda ti volevo fare, due domande proprio in considerazione di quello che ha detto anche Dall'Argento nel corso di una conferenza stampa che io ho nel DVD con contenuti extra speciali di Zombie del 78. Quando gli fanno una domanda, dov'è il futuro del cinema? Dall'Argento risponde: si deve guardare in Oriente. Tu cosa pensi? E si deve guardare dentro e si deve cominciare a guardare realmente, soprattutto non più ciò che è mascherato da qualità visiva, perché credo che al giorno d'oggi ci sono dei paesi, tipo la Spagna, che allora puoi guardare ciò che viene presentato, perché c'è qualità esplosiva. La Spagna sta salendo. L'Italia è ferma. Ferma perché, per una Perché è serie di motivi, ferma? Perché è ferma? l'Italia è ferma perché sarebbe un discorso veramente tanto lungo. L'Italia è. Allora lo dico io, perché le case di produzione non aiutano? In molti casi non aiutano, no? I giovani registi. No, penso che sia. Sarebbe talmente tanto da dire, ma penso che tutti sappiano in cuor proprio i perché. L'Italia è un paese che ha un sacco di problemi. L'arte sicuramente non viene valorizzata, eppure ci sono registi, attori, sceneggiatori che sarebbero il futuro di cui parli, ma viene messo nascosto perché c'è tutt'altro. Perché c'è una scala gerarchica. Lo dico io, tanto. Cosa vuoi che ti dica? Io penso che basti guardare la Spagna, la Germania, l'America, lasciamola stare perché ha sempre fatto qualità, ma guardiamo paesi come la Spagna, i paesi vicino a noi che stanno crescendo e guardiamo i film che vanno al cinema italiani. A parte c'è qualcosa ovviamente che esce, però sono sempre gli stessi attori, sempre gli stessi fondi che vengono. Cioè, non ha senso, non ha senso parlarne. C'è un film italiano che ti è piaciuto negli ultimi anni? Che ti è rimasto impresso per una qualsiasi tua, per un qualsiasi tuo gusto personale? Guarda, sicuramente sì, ma non mi viene in mente. Che ne pensi di Sicuramente Roberto D'Antona e Roberto De Feo? sì. Con Roberto D'Antona ci conosciamo anche. Ma A cui mando un io bacio. Come? A cui mando un bacio, lo vedremo qui il prossimo mese per una nuova diretta. Caro Roberto, A Robertone. da parte mia. Ma in realtà io penso che non si debba mai parlare di colleghi,
gli faccio un in bocca al lupo a tutti e due, speriamo di No, ma essere. che ne pensi della loro voglia di fare film, della loro voglia, senza dare ovviamente giudizi sui film, che cosa pensi della loro carica insieme a te, no? Siete voi i giovani di oggi, quelli che si stanno sentendo molto di più, che si stanno leggendo molto di più, no? Tu su Amazon Prime, D'Antona e De Feo al cinema, insomma, state scaricando, cioè state in qualche modo, avete già in qualche modo scavalcato un certo muro, no? Di omertà. Che secondo me c'è, lo ripeto, ma è una mia critica personale che faccio in ogni diretta, quindi ormai mi sembra, mi sono fatta pure dei nemici, ma non fa niente, va bene così. Però, visto che, ripeto ancora una volta, Ora d'Orrore è nato 3 anni fa proprio per parlare di tutto l'horror, tutto il thriller, la fantascienza, tutto quello che si vuole, ma punto di riferimento è far sentire, far vedere, far conoscere tutti i registi italiani, nuovi. Non dico giovani perché uno può fare anche il suo primo film a 45-50 anni, insomma, ad un'età più matura, che comunque per me sono sempre giovani, 45 anni, perché ne ho 44 io, quindi per carità di Dio, però noi siamo per far conoscere, quindi è bene che io dica che tu e altri 3-4 registi italiani state dando, avete già scavalcato un certo muro di omertà, di chiusura, che secondo me è dovuta a problemi di gerarchia, a problemi anche economici, per carità, dell'Italia che non ama l'arte, che disprezza la musica. Dimmi, dimmi. Non da parte nostra, i problemi sono altri. I soldi Certo. vengono distribuiti come vengono distribuiti. Dico che appunto a Roberto e ai miei colleghi, che noi sappiamo bene quanta fatica richiede girare appunto senza fondi e soprattutto costanti negli anni, perché appunto giriamo da tanti, tanti, giriamo da diversi anni. E ripeto, girare film, io credo che sia una delle cose più difficoltose che ci sia, senza budget, appunto, come facciamo noi perlomeno, perché penso che gira e rigira siamo. Quindi so quanto valgono, so quanto credono nei propri sogni e quanto soprattutto stanno sacrificando di loro stessi per dar vita ai loro sogni. Perché quello facciamo. Quello sì. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, una difficoltà maggiore, oltre a tutto quello che abbiamo detto, cosa si prova a girare un film di genere horror? Che è inutile starci a girare troppo intorno, che rispetto ad un film drammatico, ad una commedia, è molto di nicchia rispetto agli altri generi, parliamoci chiaramente. Quindi credo che ci sia in qualche modo, di questo proprio, anche proprio con Roberto Antona, credo ne avevamo parlato, c'era. Era d'accordo che un regista che fa un film di genere di nicchia, un po' più ristretto, perché l'horror non piace a tutti, rispetto alle commedie, rispetto ai film drammatici, ha più difficoltà ad oltrepassare quello che io chiamo il muro. O no? O tu pensi che un giovane regista italiano possa avere le stesse identiche problematiche se vuole mandare avanti un film commedia? Tu che cosa pensi? Quindi stiamo parlando di riuscire in Italia. Sì, in Italia, in Italia. Rimaniamo in Italia. Ma no, io non credo che non credo che il problema sia genere. Non credo che sia questo il problema. Il problema, ripeto, è altro. Non, guarda, non mi va di parlare perché talmente non voglio dedicare tempo ad una cosa No, io ti ho che fatto non. questa domanda perché, sai, di solito sempre, no, comunque le classiche interviste, visto che sei un regista. Giovane in gamba, volevo da te un tuo parere. Non mi interessa parlare, basta vedere cosa hanno dato al cinema, cosa hanno dato poco tempo fa. Cosa hanno dato? Dai, dillo. Un film che si chiama come? Non lo dico neanche, non voglio neanche dirlo. Non so di che cosa, non so di che cosa punti Sono i tu. classici, ormai più di Natale nello spazio, Natale a Ah, Marte. ok, perfetto, sì. Non mi va, non mi interessa, non mi è mai interessato. Attenzione, attenzione, i film comici, le commedie. No, senza criticare ovviamente i cinepanettoni, uno non ha nulla contro i cinepanettoni. Tra l'altro, io stimo come attori Massimo Boldi e Christian De Sica anche per quello che
uno dei due ha fatto in TV negli anni passati, perché comunque ridere, per carità, e ci sono tanti modi di ridere, per carità di Dio. Però, io ripeto, si ripresenta infatti quella situazione che si danno a volte tanti soldi, tanti finanziamenti di più a film che molto probabilmente, con tutto il rispetto, tanto non è che lo sto criticando io, basta leggere molte recensioni, anche se tu della critica ovviamente dici determinate cose, però ovviamente poi rimangono i testi scritti e erano molto concordi, 9 su 10 almeno, io l'uno non l'ho letto, ma 9 su 10 erano concordi insomma con determinati, diciamo, giudizi, mettiamola così, però senza criticare il film, senza stare a parlare degli attori, però chiudiamo qui il cerchio e abbiamo capito che più o meno da dove siamo partiti, dove ci siamo chiusi, sempre quello è cioè sempre quello parliamo, sempre quello è il problema, mi sembra di capire, allora... ed era quello che volevo, cioè era fare un attimino una disame, perché poi il pubblico, ad esempio, io adesso dico una cosa e poi qui chiudo, io per andare a vedere il film di Roberto D'Antona quest'estate, ho dovuto cercare con tutto il fattore della pandemia la scorsa estate, un UCI, ma manca a pagarlo oro, dovevi andare in determinati orari, dovevi, insomma, tutta una serie di difficoltà che ovviamente poi si sono riscontrati anche in altri film di cui non faccio titolo e di cui non faccio nome di registi italiani. Sono molto contenta comunque di aver affrontato con te il percorso. Torniamo un attimino a Fabula. Perché andare a vedere Fabula? Che cos'ha Fabula? Ma che dai un consiglio alla gente, per quale motivo uno dovrebbe vedere Fabula? È perché c'è un lupo cattivo e perché c'è un lupo cattivo e quindi se vi sentite dei piccoli porcellini potrebbe essere interessante, no, beh, perché credo che comunque sia un'idea che valga la pena magari di essere vista, io non posso criticarlo, non ci credo alla critica, e quindi... più che favole, è giusto vedere i film indipendenti italiani per capire che appunto c'è in Italia c'è qualcosa da dire. Com'è cambiato il genere horror negli anni? Come, scusa? Com'è cambiato il genere horror negli anni? Com'è cambiato? Sì, com'è cambiato? Come si è evoluto? Secondo me l'evoluzione è stata più che altro dal... Beh, è soggettivo, eh? Soggettivo. Una volta, quindi parliamo degli anni più 70-80, che era un momento molto fertile in quanto c'era tutto da dire. C'era tutto da dire e non c'era un prima. Ok? C'era meno qualità visiva, ma c'era un cuore, una passione, una qualità, una voglia di fare. Che secondo me ad oggi a volte manca, a volte, perché adesso ripeto, c'è molta qualità visiva, perché comunque se guardiamo anche in America ci sono tanti soldi di qualità, cioè non ci sono più problemi di girare al buio, una volta era un po' differente, ci sono tanti effetti, c'è la computer grafica che a me non fa impazzire, io sono più vecchio stile, animatroni. Infatti, proprio questa è la domanda che ti volevo fare. No, abbiamo perso l'artigianalità nei film, no? Ormai è tutto computer, tutta grafica, un po' l'artigianalità che si vedeva in Evil Dead, per dire, no? Nella casa, un po' che oggi quando uno guarda il film dice: ah, quello è pure. Però in effetti, quando ero piccolo, invece a me mi divertiva, mi faceva impazzire, faceva paura, ma cioè, no? E invece adesso uno guarda, io sono andato a vedere Suspiria in 4K, credo, qualche tempo fa al cinema, tutti ridevano: ah, ma guarda che effetti, ma ragazzi, ma quello è un film degli anni 70, voi dovete... Cioè, mi è un po' dispiaciuto questa cosa qua, perché? Cioè, la gente, i ragazzi di oggi, non ovviamente abituati, con un altro ovviamente modo di fare cinema, ride al sangue che vede, no, sul corpo delle vittime di Suspiria, oppure se si guarda... A me mi è capitato, proprio davanti ai miei occhi, una mia amica giovanissima che si è messa a ridere guardando La casa per la prima volta. Perché? Invece gli effetti artigianali mancano. Allora, sicuramente sono scelte, più che un cambiamento è un'evoluzione. Io personalmente non amo il computer, va bene usato, sì, dosato. Sì. Ma dici, uno dei film che hanno un computer grafica che rende perfettamente e dei film che sono totalmente rovinati.
Allora, sicuramente la computer grafica permette di fare cose incredibili, mentre gli animatroni, i trucchi reali, guardiamo il film dello Squalo, danno degli imprevisti, delle difficoltà, danno dei limiti. Io preferisco questi limiti perché poi, dal mio punto di vista, nella conclusione hai meno quantità, però hai quel senso, secondo me, di realismo in più. È vero. Ormai siamo abituati a vedere questi palazzoni che esplodono, questi milioni di zombie, guardiamo World War Z. Ma la notte dei morti viventi, guardiamo anche il remake di Savini. Non è che aveva 2 milioni di zombie, però aveva quella magia. Ed è qui che ripeto, secondo me Possiamo non. dire anche, Dennis, non so se è quella critica sociale e politica che ormai un po' se ne vede un po' poco, cioè nei film horror lì c'era anche molta critica proprio politica, soprattutto quando si parla di George Romero. Invece nei film, diciamo, non tutti, però un bel po' di film di oggi, oltre alla grafica, c'è forse anche poco spessore. Vogliamo mettere un po' poco spessore anche? Dipende dal film, perché voglio dire, Sì, non abbiamo, faccio nomi. ripeto, se guardiamo film tipo REC 1, Quello è bellissimo. quindi voglio dire, noi abbiamo oggi come ieri elementi capaci, gli attori, i registi capaci, abbiamo anche la qualità e in alcuni paesi viene sfruttata bene. Ovvio che ci sia la difficoltà di avere tante idee già fatte. Ma abbiamo la qualità, quindi ci sono delle opere, ripeto, che sono fatte bene e quindi danno qualcosa di bello. Poi siamo anche noi che quando guardavamo i film di una volta avevamo un'altra età. Eh certo. Un paio di fattori, di variabili che sono. È impossibile E ancora percepire. oggi li guardiamo con gli occhi di allora. Con gli occhi di allora, però, che sono comunque evoluti. Certo. Perché è come un primo bacio, no? Noi possiamo tuttora dare un primo bacio ad una persona, ma non è più il primo bacio che abbiamo dato da piccoli. Quindi la stessa cosa, la stessa magia, ma non c'è perché è voluta. Non è più bella meno bella, è diversa. È È la diversa. stessa cosa del film, no? È normale. Bella cosa che hai detto, mi è piaciuta molto. Allora, Enrico ci dice, se posso dire i problemi di soldi, ah, se stiamo tornando indietro, perché giustamente è un commento vecchio, se posso dire i problemi di soldi e non solo vanno ad aumentare il livello di storia. Credo che il cinema italiano horror abbia una marcia in più rispetto alle produzioni estere. Enrico, se uno guarda il mio gruppo, sei uno dei pochi, sono molto contenta che finalmente, che, insomma, che lo dici, che lo pensi. Pietro, fantasmi su Marte, sì, fantasmi su Marte, Pietro, sempre più preciso. Il trailer è intrigante. Pietro ci dice, lo guarderò. L'analogico ha più sangue del digitale, ci dice sempre Enrico. Sei d'accordo che l'analogico ha più sangue del digitale? Ma è soggettivo, Beh, dipende dipende. dal film. È ovvio che se mi prendi Evil Dead a livello di sangue fisico ce n'era a palate, ma questo è soggettivo, insomma, non dipende dalle opere. Ecco. Non penso che esista una risposta definitiva. Io preferisco sicuramente il sangue analogico. Ecco, perfetto, hai dato la risposta, ottimo, preciso, sintetico. Io sono un'appassionata di horror psicologici, quelli proprio che fondano molto diciamo, tutta la sceneggiatura, tutta l'ossatura del film sulla psicologia. E noto che ultimamente stanno tornando, non che siano spariti, ma stanno tornando molto in voga. Gli horror psicologici, alcuni riescono meno, altri, a mio parere, riescono di più. Perché c'è questa voglia, c'è questo un po' ritorno in qualche modo proprio degli horror psicologici, senza troppi jumpscare, ma che in qualche modo però entrano un po' nel profondo diciamo, dei personaggi poi del film e quindi anche un po' nel profondo dell'animo. Perché c'è questo ritorno? Se tu l'hai notato, che. Ma in realtà no, non l'ho notato. Devo dire la verità, thriller ovviamente, i thriller horror, che tra l'altro io amo, soprattutto, ovviamente, e che in realtà quindi sono un'evoluzione appunto di film di Dario Argento, di film italiani che amiamo. Magari può essere che stiamo guardando meno horror alla jump scare,
perché, ripeto, è come gli zombie, no? Io È un ricordo che prima. bene? È un bene? È un Ma è un bene quel film bene. con jumpscare? Ma non si può. Ma io direi di sì. Allora, se sono meno già. Ma più che altro, io l'unica cosa che posso dire è che ci sono dei periodi in cui il cinema vede una cosa che va e la prende e la sfrutta. Guardiamo prima di The Walking Dead, gli zombie. Io ho dovuto consumare tutti i film di zombie che c'erano, pochi. E poi hanno fatto The Walking Dead, da lì è nato serie su serie, film, li hanno stuprati sti zombie. Adesso invece stanno cominciando a cambiare le cose. Quindi ripeto, è un po' come la moda, no? Negli anni 60 i pantaloni alla zampa, poi spariscono, poi ritornano. Eh sì, la ruota Secondo che me. gira, no? La ruota che gira in qualche modo alla Il fine. caso più che altro spesso soffre di questi lupi che diventano teenager, di questi vampiri che si innamorano. Nulla da dire, attenzione, però ci fosse uno e anche l'altro sarei contento. Ma i lupi mannari devono essere lupi. L'ululato. Ricordiamoci l'ululato. Howling 4, il quarto, che era uno dei capitoli con meno soldi, che neanche lo vedevi mai praticamente il lupo a parte. Era uno dei film, tuttora all'inizio, come lo metto, fa un certo che. Secondo me è proprio Assolutamente. Sì, la visione del come viene trasmesso, dico di come viene trasmesso. siamo alla fine. Ti faccio una domanda che ho fatto a tutti, ad Antonio, ad Alberto, non posso non farvela e quindi non fartela anche Quindi posso non rispondere. a te. Niente, scherzo. Guarda, puoi anche fare il silenzio. Lo sciopero del silenzio con me, perché io sono libertario, quindi puoi fare qualsiasi, questa è la diretta libera. Puoi anche alzarti e spogliarti. No, scherzo. Allora, la domanda no, è molto semplice. C'era già prima del Covid una crisi del cinema, è inutile starci troppo a girare intorno. Che futuro ha il cinema in generale? Il cinema proprio, che futuro ha? E questa è una risposta che conosce solamente la mente della gente. Perché io E la tua mente credo. che dice? La tua mente? La tua mente La che mia dice? mente ama, la mia mente ama follemente il cinema. Sei ottimista per il futuro? Se spero, credo. Sei ottimista per il futuro? Il cinema potrà avere una rinascita o le piattaforme e altri sistemi potrebbero rovinarlo. Si sta parlando molto ultimamente di ciò. Penso che sia molto difficile prevederlo. Mi auguro con tutto il cuore che ci sia una rivoluzione positiva da parte di giovani che decidano di dire no, andiamo a vederli, i film al cinema, perché adesso lo diamo per scontato ancora, ma immaginare un momento dove il cinema non c'è più, per quanto tu puoi avere il maxi schermo, il cinema è il cinema. Quindi io mi auguro solamente che di no. Me lo Esatto. auguro. Esatto. Pietro ci dice: a volte troppo digitale non sembra reale, come con la musica, ci dice Enrico, Ilaria, che salutiamo. Io spero che il cinema non muoia mai, soffrirei troppo. Ilaria, lo speriamo tutti, cerchiamo tutti di essere ottimisti, come anche dice Dennis, quindi lo pensiamo tutti, l'ho detto più volte, spero che non muoia, spero che lo Stato però aiuti a non favorire troppo altre realtà che possono in qualche modo distruggere il cinema. Ad esempio, se un film esce al cinema dopo 2 giorni sta su una piattaforma senza nulla togliere, non ho nulla contro le piattaforme, per carità, è giusto che ci siano competition e scompetition, però insomma alla fine penso che il cinema debba essere in qualche modo tutelato dallo Stato, questo lo dico io, questo è un mio pensiero, quindi il cinema va tutelato, no? Per non lasciarlo morire va tutelato. Se si mettono in atto azioni, atti a distruggerlo, chiaramente vuol dire che ci sono degli interessi anche sotto e spero che questi interessi ovviamente che non vanno sicuramente dalla parte nostra, che amiamo il cinema, che facciamo delle bellissime dirette con gente che ci commenta per parlare di cinema, ok, conosciuto e sconosciuto o semi sconosciuto e via dicendo,
perché conoscere fa bene, non solo sulle piattaforme. Denis, com'è stata per te questa diretta? È stata anche la mia prima diretta, in realtà, perché io non amo fare dei film. Ti sei sentito un po' a casetta? Ma io sono a casetta, quindi più che altro non mi fare il aspettavo. furbettino, ti sei sentito a casetta in questo rapporto no, a no, due? è stata una piacevolissima serata, una piacevolissima chiacchierata. Anche per me. Stata. Quindi mi ha fatto veramente piacere, anzi spero per voi che sia stato Vedi quello che che stiamo dovevo. scatenando commenti, Dennis, vi giuro, mi sembra di essere in una distopia. Nella distopia, se vivessi senza il cinema sarebbe terribile. Il teatro e il cinema devono essere assolutamente tutelati, sono d'accordo. E siamo tutti, su questo siamo tutti d'accordo. Anche il teatro, hai fatto veramente bene a dirlo. Siete stati pazzeschi, ci dice Daria. No, lui è stato pazzesco. Io ho fatto veramente delle domande. E semmai delle considerazioni su quello che Dennis comunque diceva. Dennis, sono molto felice, sei una bella persona. Guarda, io ti ringrazio e invece ringrazio te per quello che fai con questo gruppo, per Ehi. portare avanti questa enorme. Ci proviamo, dai. Ci Ma ci proviamo. rivedremo. Ci ritroveremo, Dennis. Io ti ringrazio. Grazie a tutti. Prima di salutarti, voglio ricordare che domani parleremo del film. Visto che abbiamo parlato della prima e della seconda stagione di Twin Peaks, e torneremo a parlare del grande e mitico David Lynch con Fuoco cammina con me. Domani analizzeremo questo splendido prequel che racconta tutte le vicissitudini della grande protagonista, ormai la conoscete tu, Laura Palmer. E poi vi ricordo che giovedì con Alberto Bogo parleremo di 10, 12, 14, non lo so, non mi ricordo, remake horror, quelli fatti meglio, o comunque quelli che hanno funzionato meglio secondo Alberto, e poi tante altre cose, sabato gli Ore d'Orrore Wars con Steve e via dicendo. E in un futuro spero di trovare con il nuovo lavoro che lui ha fatto, che voglio guardarlo con molto interesse, come ho guardato Fabula, che vi consiglio tutti di vederlo, di guardarlo, di farvi un giudizio. Non guardate sempre i soliti film, guardate anche qualcosa di particolare, ok? Quindi guardate Fabula e Denis Frison. Grazie, Denis. Grazie a voi. Domani mattina in Prime mi godrò il lavoro, non c'è nulla di casuale. Assolutamente non c'è nulla di casuale. Chiuderei con questo commento. Ciao Dennis. Ciao.